L'estate è ormai un ricordo e con i primi freddi arriva anche il timore per i malanni di stagione, ma gli italiani possono stare relativamente tranquilli. La previsione degli esperti, presentata stamane a Milano nel corso di un incontro organizzato da AssoSalute, è di 10 milioni di persone a letto. Solo per 3 milioni e mezzo di loro, 4 al massimo, si potrà però parlare di vera influenza. Negli altri casi saranno forme meno violente. Una previsione in leggero calo rispetto ai dati degli anni passati. Un valore almeno atteso, medio-basso, perché i virus sono vecchie conoscenze, quindi in quota parte hanno già infettato la popolazione, ma mancano ancora, e pensiamo a quei 4 milioni di soggetti che non l'hanno ancora subita e che cadranno durante la stagione invernale. A fronte di più di 200 virus responsabili delle sindromi parainfluenzali, quelli che porteranno l'influenza vera e propria saranno tre. Tra di loro una vecchia conoscenza, il famigerato virus H1N1, noto come influenza suina, che 5 anni fa creò scompiglio in tutto il mondo. Dobbiamo quindi tornare a rivivere il terrore del 2009? Il virus ormai ha fatto la sua apparsa in scena, ha già colpito una quota parte di persone, non era così cattivo come si temeva all'inizio e quindi quella pandemia c'è stata, ma non è stata così grave come si temeva. Ma non è giusto dire, ed è facile a posteriori, che si è ceduto nell'attenzione, ma all'inizio la problematica poteva esserci, potrebbe esserci nel futuro con altri virus. Possiamo quindi rassicurare tutti affermando che coloro che verranno contagiati dall'H1N1 non rischieranno la vita? Assolutamente, però se ha problemi cardiaci e respiratori, questa influenza può peggiorare le sue condizioni e quindi da qui un rilanciare la vaccinazione antinfluenzale.